nostro obiettivo comunque è un percorso di crescita formativo per quanto riguarda i bambini, perché noi dobbiamo fare da garante per la crescita formativa e comunque anche sportiva di questi ragazzi. Noi abbiamo iniziato questo percorso nel 2012, abbiamo iniziato con un solo campionato e con solo 10 squadre iscritte. Oggi ci ritroviamo con 9 campionati, 200 squadre formate, 1500 bambini che partecipano. Abbiamo l'onore di avere un grande ex calciatore e ora allenatore, che è Francesco Cozza, che premierà i bambini, ed inoltre abbiamo come ospite d'onore il garante per l'infanzia per la regione Calabria, il dottor Antonio Marziale, che lascerà un messaggio importante per coloro che comunque gravitano attorno al nostro mondo. Quando poi sono i bambini a rendere viva una manifestazione, un adulto non può che rispondere positivamente. Io mi voglio complimentare con gli organizzatori, perché vedete, poi alla fine i bambini ci chiedono che cosa? Di essere attenti alle loro esigenze. Le loro esigenze, le prime, contemplano il gioco, e il gioco deve essere loro garantito con degli ottimi educatori, ma con dei genitori che accompagnano il gioco, che non si mettano in testa di avere partorito Messi o Ronaldo, che il figlio viene, potrà diventare forse un domani. Questo sarà il campo, le attitudini personali, l'allenamento, ma i genitori devono essere compagni di gioco in questa avventura. Mi pare che lo spirito dell'ASC sia questo. Una bella manifestazione, ci sono dei ragazzi che credono nel calcio, credono di arrivare in fondo, è un sogno, mi auguro che qualcuno di loro possa realizzare questo sogno di arrivare a giocare in livelli importanti per dare anche una continuità alla città per quanto riguarda ragazzi nel mondo del calcio. La cosa fondamentale è lo studio, la scuola, l'importante è studiare e fare contemporaneamente sia lo studio che il calcio, poi se uno è bravo nel calcio col tempo arriverà. Devo fare i complimenti alla SC per aver organizzato questo campionato che ha coinvolto tantissime squadre, devo fare i complimenti anche a Antonio Reclini, al presidente, 200 squadre di tutta la provincia, oltre 2000 bambini che si sono divertiti e hanno avuto come unico scopo il divertimento e il giocare sano e la competizione sana. È un bellissimo messaggio, un bellissimo insegnamento che vuole dare la SC a tutte le realtà sportive che ci sono nella nostra provincia. Bravi e complimenti. Io vengo prima che a presentare ad attingere da questi bambini per ritornare poi un po' migliore, se si può usare questo termine, nella quotidianità. La premiazione, la semplice medaglia, la coppa sono il simbolo che nella vita, se sudi, se fatichi, se hai voglia di raggiungere gli obiettivi, vieni sempre premiato. Poi c'è il premio di partecipazione, che non è simbolico, ma chi è che vince? Se gareggi da solo vinci sicuro, no? Allora hai bisogno anche degli altri, che non sono degli sconfitti, ma consentono a qualcuno di emergere un po' di più, ma tutti insieme vincono. È stata sicuramente un'annata importante, sia per il movimento che per tutte le società che hanno partecipato. Organizzazione impeccabile, i ragazzini che si sono sentiti protagonisti, genitori che hanno seguito con grande interesse questi campionati, e questa conclusione è degna di quello che si è fatto durante tutto l'anno. Complimenti al presidente Raglini, che quest'anno ha fatto un campionato eccezionale, un grosso numero di squadre e principalmente poi oltre al presidente e ai suoi collaboratori che hanno curato nei minimi dettagli questo torneo. Il calcio è un divertimento, i ragazzini in questo momento non devono vedere la vittoria, ma si devono solo ed esclusivamente divertire, e l'obiettivo principale è quando escono dal campo avere sempre il sorriso sulla bocca. Questa è la vittoria di ogni ragazzino. Ringrazio tutti gli organizzatori del torneo, perché hanno sviluppato, diciamo, con tanti sacrifici e tante difficoltà un torneo così vasto, e sono riusciti a fare sicuramente delle bellissime cose, soprattutto
orientate al divertimento dei bambini, e sono contentissimo insieme ai genitori e ai bambini che siamo riusciti anche a fare le finali, a vincere il campionato esordiente, a fare le finali anche con il campionato Pulcini. È stato veramente un campionato bellissimo, organizzato benissimo, i bambini si sono divertiti un mondo, i genitori hanno partecipato, noi è già il secondo anno che partecipiamo al campionato e siamo molto contenti e vorremmo continuare su questa strada. Io ho avuto modo di seguire il torneo dei ragazzi da genitore, da papà, ed è stato un anno molto entusiasmante in cui questi bambini si sono confrontati, si sono appassionati allo sport e credo si siano molto divertiti, e noi siamo convinti che si debba investire sempre di più per dare ai nostri ragazzi strutture adeguate, strutture moderne, comode, confortevoli, e anche per mettere le associazioni che operano nel campo dello sport in condizioni di operare bene. Anche quest'anno noi abbiamo partecipato a questo campionato con degli ottimi risultati, e un ringraziamento va a tutti i nostri bambini e in particolare ai genitori che ci hanno sempre seguito e hanno seguito i loro bambini nelle varie vicissitudini sportive, e con un grande affetto un ringraziamento a tutti. Sì, è stata sicuramente una bella stagione per la scuola calcio del Gallico Catona. Abbiamo partecipato in tutte e tre le categorie, primi calci, pulcini ed esordienti a questi campionati. I ragazzi si sono divertiti, si sono confrontati con altre realtà, oggi siamo qua, diciamo, per la giornata conclusiva. Per noi è stata una bellissima esperienza, essendo il primo anno come scuola calcio, facendo parte del campionato ESC, con un'organizzazione perfetta dove i bambini si sono divertiti moltissimo. Certo, la nostra base principale è fare crescere questi bambini con il divertimento e il sorriso sulle labbra. Sì, effettivamente sì, è bello per tutti i ragazzi, per tutti, in modo che abbiano un ricordo conclusivo di questo anno calcistico. Bello. Prima il divertimento, poi tutto il resto. Now, whoa.